Bella raga, ho finito di montare il video sull'aglio orsino alle 4 di mattina, una cosa disumana, per cui il video di oggi sarà molto più breve. In compenso però ho scelto un alimento speciale, il re dei fiori. Tra poco ve lo faccio conoscere, ma prima voglio lanciare un appello. Attualmente siamo 7500 iscritti, secondo voi è possibile arrivare a 10.000 iscritti entro la fine del mese? Lo so, sembra un'impresa folle, perché si tratta di più di 500 iscritti a settimana, ma visto tutto l'entusiasmo che ci state mettendo, io penso che sia possibile, per cui invitate i vostri amici, insomma trovate voi il modo, ma facciamo crescere questo canale e conseguentemente questo progetto insieme. Adesso andiamo giù nell'orto, raccogliamo i porri e le cipolle per fare, su vostro suggerimento, una buonissima zuppa e poi vi porto a raccogliere i carciofi. Andiamo subito a riempire l'acqua, così la facciamo bollire, visto che ci metterà un po'. Ed oggi le cipolle non sono un soffritto o un contorno, ma sono l'alimento vero e proprio. Queste le possiamo estirpare in modo da lasciarne, vedete che ce n'erano tre, una, due, ne lasciamo due e ce ne prendiamo una. Queste qua diventeranno grosse. Facciamo tre cipolle e un porro. Il porro invece lo tagliamo alla base. Così nelle prossime settimane ne verrà su ancora un pezzettino. Questo stava già iniziando ad andare in fiore, vedete? E cosa fai? Non ce lo metti un po' di aglio orsino che abbiamo raccolto ieri? Misticanza di liliace, ti viene quasi voglia di mangiarla crudo, ma non oggi. Oggi è il momento della zuppa. Oggi sono meno barbaro del solito, le metto dentro quasi con attenzione. Coperchio e andiamo a raccogliere i carciofi. Ed è arrivato il fatidico momento di raccogliere questi fiori che sto puntando da settimane. Questo qua è anche abbastanza avanti, però è ancora commestibile. Sicuramente il fiore più consumato al mondo, al pari dei cavolfiori. Guardate che meraviglia. Sapeste quanti carciofi hanno fatto queste piante l'anno scorso? Su Facebook c'era la gente che mi accusava che io li comprassi perché non era possibile che ne facessero così tanti e così belli. Invece era tutto vero. Quest'anno sono un po' meno, ma sono comunque qualitativamente spaziali. Uno, sicuramente questo è il numero due. Magari questo, ma no, andiamo a vedere l'altra pianta prima, se c'è su qualcosa. E queste piante qua, ahimè, non sono in salute come l'anno scorso. Quest'anno c'è su solo poca roba, veramente poca roba quest'anno, eh. Tre carciofini così, qua ce n'è un altro. Sono un po' indietro rispetto all'altra postazione. In più vedo che ci sono sopra le formiche, le vedete? Praticamente le formiche allevano gli afidi e si mangiano la melassa che producono, però indeboliscono di brutto la pianta. Vabbè, devono sopravvivere anche loro. Poi vabbè, ci sono altre piante, ma sono ancora troppo giovani. E quindi ci tocca raccogliere anche questo qua, anche se è un po' piccolo. Andiamo a togliere le spine. Pensa che storia, milioni di anni di evoluzione per mettere a punto sistemi di protezione, per non farsi mangiare dai predatori, il tutto annientato da un paio di forbici. Io vi dico la verità, non ho piacere nemmeno a impedire a una pianta di fare il proprio fiore, eh. Però d'altronde qualcosa devo mangiare. E questi vanno dritti a sbollentare con le cipolle. Tiriamo su un aglietto per far saltare i petali più coriacei dei carciofi. Piccolo cambio di programma, non sarà più una zuppa di cipolle perché non ho abbastanza tempo per far evaporare tutta quest'acqua, ma le farò saltare in padella e sono sicuro che saranno altrettanto buone.
E questo brodo lo useremo domani per farci qualcos'altro. Di questi andiamo a togliere i petali più coriacei. Che buono ragazzi. Mi sa che questo non ci torna su. Mi sa proprio di no. Totale. Non c'è neanche il sale, non c'è l'olio, non c'è niente. Che buono! O semplicemente che fame. Ok, questi li taglio e li faccio saltare con l'aglio, mentre questi ce li teniamo interi. Facciamo saltare il nostro aglio ed uniamo subito i carciofi. Cipolle porri pronti, carciofi pronti, andiamo giù a impiattare. Puntuali come il tramonto di una serata di maggio. Si comincia. Come definirei questo piatto? Concentrico. Perché dobbiamo valorizzarne il cuore, che saranno i carciofi interi. Un po' di limone del giuliano e ragazzi, ci siamo. Amici miei, si mangia. Grazie per avermi fatto compagnia anche oggi. Vi ricordo l'obiettivo del mese: 10.000 iscritti. Raga, sorprendetemi. È possibile solo se intervenite voi. Coinvolgete gente, tanto avete visto che i contenuti sono validi e saranno solo felici di conoscere questo progetto. Buon app, a domani.